Adesso abbiamo l'avvocato Eugenio Pini, che si occupa, non so se anche da un'altra parte della barricata, in ogni modo, di questi temi. Sì, devo dire, ho una visione d'insieme, era questo che dicevo. Dunque, io ho accettato con massimo piacere questo invito e ringrazio. Funziona? E tratterò un tema che è cardine rispetto a quelli che sono gli aspetti che sono stati analizzati finora, ovvero quello dell'accesso nelle agenzie fiscali. Quindi tratterò il tema del cosiddetto concorso pubblico, dell'istituto del concorso pubblico e di quelle che sono le forme di tutela che vengono date sia a chi vuole accedere alle agenzie fiscali che chi invece vuole effettuare delle progressioni di carriera, quindi quelle che sono le tutele di carattere penale nello specifico per salvaguardare eventuali condotte dell'amministrazione che non sono attinenti alla trasparenza e all'imparzialità. Ora, il punto è la prima riflessione che io mi sono posto quando ho accettato l'invito, è proprio quello di rendermi conto e di capire io stesso perché l'avvocato penalista è giunto a dover affrontare sempre più spesso delle battaglie giudiziali rispetto a quelle che sono fasi naturali per quanto riguarda la pubblica amministrazione che riguardano la nascita di un rapporto di lavoro oppure una progressione di carriera. E quindi perché dalla tutela di carattere strettamente amministrativa si è passata a una tutela penale. Ora, io parto su questa analisi sostanzialmente sul lancio dell'ottimo dottor Maccadino che mi ha preceduto. Il fisco è quel strumento che viene utilizzato per una società per trasformare quello che è una stretta condivisione del territorio in una comunità, ovvero consente di raccogliere in maniera proporzionale tutte quelle che sono le fonti economiche che poi vengono trasformate in servizi che vengono erogati in maniera paritaria, tutti quei servizi che sono fondamentali. Quindi è un sostanziale punto d'ingresso quello del fisco e del sistema tributario per poter accedere a una vera e propria comunità di mutuo soccorso e di sostanziale condivisione di quelle che sono le aspettative di tutti noi. Come viene nella nostra società gestito questo passaggio? Avviene tramite uno strumento, che è quello del sistema tributario, che è un insieme di atti normativi e di strumenti organizzativi, che viene nello specifico gestito dalle cosiddette agenzie fiscali. Le agenzie fiscali sono uno strumento tecnico operativo che svolge determinati ruoli nell'ambito del complessivo carico di competenze del Ministero dell'Economia e della Finanza. Le agenzie fiscali sono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia del Demanio. Per accedere a tutte queste agenzie per poter poi svolgere questi ruoli si deve passare per un concorso pubblico. Il concorso pubblico è un istituto di civil law che presuppone una domanda e quindi una candidatura, una manifestazione di interesse, un iter procedurale che deve essere scandito da norme applicare in termini imparziali ed obiettivi ed un'enucleazione del vincitore su basi di carattere meritocratiche. Il concorso pubblico è sostanzialmente quello strumento che sottende al criterio del sistema meritocratico che si contrappone allo spoil system del common law, che è quel strumento applicativo, sempre di accesso, che invece ha un carattere completamente diverso e quindi opposto, è il sistema del merito da una parte e il sistema del bottino dall'altra. Ora,
l'iter che deve essere seguito nel concorso pubblico, abbiamo detto che è quello di una presentazione di una domanda, di una procedura concorsuale che deve essere applicata a tutti i candidati nel medesimo modo, quindi in termini di carattere applicativo, imparziale ed obiettivo, e la remunerazione per il tramite del sistema del meritocratico. Di contro lo spoiling system prevede una vicinanza con l'amministrazione richiedente ed una enucleazione del vincitore solo ed esclusivamente su base discrezionale. Qual è il punto di riflessione che apre poi all'area d'analisi che dovrò arare in questa sede? È quello di comprendere se l'istituto del concorso pubblico è, in termini applicativi, una diversa vestizione di uno spoil system, ovvero comprendere se prevalgono questi criteri meritocratici ed obiettivi oppure se prevalgono dei criteri di carattere clientelare, di nepotismo, di raccomandazione. Ora, le patologie del concorso pubblico sono sostanzialmente di due nature. Una, chiamiamola benigna, che è quella che riguarda un vizio dell'atto e che quindi vi consente di accedere ad un controllo di carattere giurisdizionale, di carattere strettamente amministrativo, come la presentazione di un ricorso, un vaglio di una misura cautelare, quindi una prima analisi di carattere sostanzialmente molto sommario, e poi un'analisi nel merito che comunque garantisce il ricorrente, perché poi è consentita una ricostruzione di carriera. Non ci sono nell'ambito del tribunale amministrativo e quindi della giustizia amministrativa dei presidi idonei a tutelare delle condotte di carattere doloso che hanno consentito di favorire un candidato rispetto all'altro, ovvero non puoi accedere a una giustizia amministrativa laddove emergano delle condotte che hanno favorito con la raccomandazione, con altri accordi sottesi, anche atti corruttivi, a poter vincere il concorso pur non meritandolo. E arriviamo alla risposta della domanda che mi ero posto all'inizio. In questo momento subentra la necessità di un vaglio da parte di un avvocato penalista che valuta insieme al candidato l'opportunità o meno di presentare un atto di denuncia querela e quindi di rivolgersi sostanzialmente al tribunale ordinario sezione penale e del tramite dell'ufficio di procura che effettuerà comunque un atto di valutativo che è poi una prerogativa dell'ufficio di procura sulla bontà di quanto viene denunciato. In quel momento si incardina un procedimento penale proprio per verificare una serie di condotte. Ora, enuclearle tutte chiaramente non ha una logica. Per quale motivo? Perché ogni singola condotta è diversa dall'altra, può essere reato di truffa, reato consistente in un atto corruttivo, comunque o violazioni di norme speciali. Quello che conta è sintetizzare appunto la inevitabile diversa vestizione del concorso pubblico, cioè il perché il concorso pubblico è uno strumento estremamente paritario di accesso, viene poi piegato su interessi privatistici, ovvero una contrapposizione tra un interesse di carattere pubblicistico, cioè di avere il miglior professionista possibile, idoneo a poter garantire un determinato servizio, che si contrappone chiaramente a un interesse privatistico che può essere di singoli o di gruppi di potere. Nel nostro ordinamento noi arriviamo a dover affrontare queste problematiche serie affidandoci alla giustizia penale. Ora, lo sviamento chiaramente dell'interesse pubblicistico è chiaro ed evidente. Come è chiaro ed evidente il rischio che corre il soggetto che non semplicemente accede a un'amministrazione ma intende progredire nell'ambito dell'amministrazione, progredire di carriera per il tramite di un concorso interno.
Il rischio è quello di subire delle condotte ritorsive, il rischio è quello di subire del mobbing, il rischio è realmente ampio. E pertanto quella che è la riflessione di carattere non strettamente giuridica, ma anche da cittadina, quindi più ampio, è quello di dire che una condotta criminale come quella di favorire un soggetto dolosamente rispetto ad un altro, perché è una condotta criminale, non termina il suo abbrivio iniziale in un'aula di giustizia, ma intercetta quelli che sono gli interessi di tutti i concittadini, di tutta la società, perché chiaramente rende una agenzia o rende un apparato pubblico sostanzialmente ricattabile ed determina un inevitabile danno e quindi compressione di quelli che sono gli interessi pubblicistici, cioè gli interessi di tutti quanti. Io ho tracciato in brevitas, per non urtare la suscettibilità dell'ottimo dottor Paris, nostro moderatore, quelli che sono i due passaggi fondamentali, ovvero l'importanza delle agenzie fiscali, e parliamo di organi che hanno il potere di verificare ed accertare le entrate, quindi i tributi e i diritti erariali di tutti noi e delle società, hanno il potere di controllare, accertare e richiedere il pagamento di IVA e dazio su tutte le circolazioni di merci internazionali, di poter verificare, accertare e riscuotere ogni tipo di provento che deriva dai giochi o dai tabacchi, e gestiscono i beni patrimoniali del nostro Stato. Quindi noi stiamo parlando di un potere che dal mio punto di vista, nella società moderna, è superiore a qualunque potere di una procura della Repubblica, che è superiore a qualunque potere di un autonoma authority. In questo momento non è soltanto un danno per il privato, per la società, per lo Stato in generale, ma è anche un grave attacco allo Stato democratico, perché nel momento in cui noi abbiamo una politica che adesso per una novità non accede più ai finanziamenti pubblici ma a finanziamenti di natura privata, e che non è più legata a un finanziamento di un partito ma del segretario di un partito, che questo rende dal mio punto di vista molto opaca la direzione e l'interesse di carattere pubblicistico che può essere esercitato da un partito politico. Immaginiamo che potere ha un'agenzia delle entrate che può vagliare e sminuzzare, spacchettare il soggetto finanziatore del partito, comunque del segretario presidente del partito politico. Può determinare, dal mio punto di vista, questa è chiaramente un'opinione, una diversa direzionalità dello Stato democratico. In questo ambito, quindi in questo primo segmento di analisi che riguarda le agenzie fiscali, impatta il rischio che un concorso pubblico, che non ha una matrice di carattere oggettiva, di meritocrazia, può piegare definitivamente un potere così forte a interessi di carattere privatistico. Ora, io sono contingentato in termini di tempo, quello che dovevo esprimere come primo punto, come prima area di analisi, l'ho fatto. Passo a una seconda area di analisi, che è quella dell'istituto del whistleblowing, ovvero di quella procedura che consente nell'ambito della pubblica amministrazione di effettuare delle segnalazioni di illecito e di irregolarità, ovvero quel pubblico impiegato che viene a conoscenza per ragioni di servizio di illecito o di irregolarità, la norma ci dice che può denunciare. Ora, io non voglio essere troppo, ma io credo che una norma
che abbia normato un'ovvietà così grande, difficilmente è stata in precedenza conosciuta e possa essere replicata. Perché io credo che sia insito in qualunque cittadino, in qualunque amministratore, in qualunque appartenente alla pubblica amministrazione, o addirittura noi stiamo parlando dell'ambito della pubblica amministrazione, di soggetti che possono anche avere il ruolo di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria, poter immaginare che se denunciano un collega o un fatto illecito non debbano subire procedimenti disciplinari, non debbano essere licenziati. Questo però il legislatore ben pensato nel 2012 di inserirlo e di metterlo in lettere chiare. Quindi tu se denunci non puoi essere licenziato, non puoi essere oggetto di sanzione o non avere condotte ritorsive o di carattere discriminatorio. Viva Dio! Però segnala, dice, però fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia, diffamazione, articolo 2043 del codice civile. Che cosa ci vuole dire? Che cosa sottolinea in maniera non tanto velata? Che tu chiaramente rispondi di calunnia nel momento in cui vai a denunciare dolosamente un tuo collega sapendolo innocente, e questo è pacifico. Devi stare però attento nelle forme espressive con le quali tu denunci il fatto, perché puoi essere assoggettato anche al reato di diffamazione. Quindi stai attento se vai a segnalare fuori da quello che è la procedura che devi seguire, perché chiaramente il whistleblowing non è che ci dice puoi denunciare, sei libero di farlo, no, ma il whistleblower deve seguire una determinata procedura. Ci sono addirittura dei moduli che devono essere eseguiti. Ora, ci dice quindi, attenzione, perché puoi essere assoggettata al reato di diffamazione, quindi nel momento in cui tu lo vai a esternare a terzi devi avere una continenza formale, una continenza sostanziale e la veridicità del fatto. Ora, su questo sono, diciamo, veramente rapido, però sostanzialmente sto dicendo che se uno ha rubato non puoi dargli del ladro, quindi non devi comunque entrare in un argomento che comunque ci sia una connessione con quella determinata condotta. Quindi se tu stai parlando di altro non puoi spostare l'argomento su questo punto. E poi conclude con quello che secondo me è il segnale più grave, ovvero ci dice, guarda che comunque c'è anche l'articolo 2043 del codice civile, ovvero qualunque fatto doloso o colposo abbia ragionato ad altro un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno. Che cosa dice? Fatto doloso o colposo. Quindi ci sta segnalando la norma che se tu per colpa, ci dice se grave o non grave, per colpa segnali qualcosa e ti sei sbagliato, sei assoggettabile a un procedimento, a un processo civile risarcitorio. Vediamo come tutela il whistleblower. Ci dice la norma: l'identità, salvo il consenso della persona interessata, deve rimanere riservata. Ciò quando l'accertamento del fatto sia possibile verificarlo con fatti distinti e ulteriori. Quindi lui ci dice, se tu denunci una condotta che hai visto solo tu, sostanzialmente io non so come provarla, quindi tu non sei più coperto dall'amministrazione, il tuo nome deve uscire. Però se io riesco con una telecamera a filmare altri fatti, che io ti copro. Quindi uno, diciamo, si assume il rischio di essere un whistleblower pubblico. Però la norma ci dice ancora, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione del whistleblower, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tutto o in parte, che cosa vuol dire? Io faccio l'avvocato penalista e spacchetto quella che è la contestazione che viene fatta al mio assistito. Ovvero, se al mio assistito denunciano che per 10 volte ha uscito fuori dall'ufficio non usando il badge, e l'ufficio di procura o la polizia giudiziaria che sta indagando ha firmato 9 condotte, e io mi devo difendere sull'unica condotta, magari sulla prima condotta che è stata prodromica alla denuncia del collega, dico no, ma io per difendermi su quella condotta ho bisogno di sapere chi mi ha accusato. Non c'era la telecamera, c'era l'occhio del whistleblower,
ma io voglio sapere chi è, perché su quella condotta in parte spacchetto la contestazione e mi devo difendere. Quindi chiaramente di fronte poi a un processo penale è difficile mantenere questa riservatezza, perché è proprio l'impianto normativo che impone poi di svelare all'amministrazione come c'è chi è stato il soggetto che ha attivato il procedimento penale o disciplinare. Ora possono essere denunciate le condotte discriminatorie del soggetto dal sindacato, ma anche su questo poco di nuovo. Ora, io per attività professionale mi occupo anche dei testimoni dei collaboratori di giustizia. Non voglio in alcun modo buttare la suscettibilità di alcuno e quindi parlerò solo ed esclusivamente di quel segmento temporale che va dal momento in cui un dipendente pubblico, un testimone, un collaboratore di giustizia voglia denunciare un fatto e quindi si affida, quindi il segmento temporale è il momento in cui si affida allo Stato e viene protetto dallo Stato. Quindi non vado a commentare quella che è la natura dell'informazione, quello che è il progresso di vita, solo ed esclusivamente ho notato, sulla base della mia esperienza professionale, che in pochi rifarebbero quello che hanno fatto. E quindi la domanda che io pongo e mi avvio veramente alla conclusione è la seguente. È giusto o vale la pena che una persona affidi la propria vita professionale, personale e i propri affetti allo Stato? Le nostre istituzioni sono degne di poter raccogliere questo peso, la vita di una persona? Sono in grado? Ora non rispondo, però evidenzio come in questa sede anche il motivo per il quale noi siamo qui è che noi abbiamo diciamo ormai spesso una certa consuetudine nel raccogliere l'assenza della politica, perché la politica ha gli strumenti reali per poter risolvere tutti questi problemi, può entrare nel merito dei problemi e li può risolvere. Questa vacanza della politica sta danneggiando la nostra economia, i cittadini, i pubblici impiegati, la società, ma sta danneggiando anche gli altri poteri dello Stato. Io cito con piacere le parole del nuovo presidente dell'ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrati, il sostituto procuratore Eugenio Albamonte di Roma, il quale, lamentandosi del fatto che più e più volte la magistratura è chiamata a dover supplire su fatti di cronaca importanti, essenziali, innovativi, nuovi, alla carenza di norme, ha dichiarato: non vogliamo fare supplenza, il legislatore faccia il suo ruolo, vogliamo norme da applicare. Ora, chi ha fatto una scelta magistraturale sa benissimo, come sappiamo noi operatori e professionisti del diritto, che il magistrato deve lavorare dal momento in cui la norma esce e deve preoccuparsi di applicarla, o meglio di farla applicare, ma non può intervenire su dei vuoti normativi e creare delle norme ponte. Lo stesso problema, e chiudo, abbiamo noi inteso come cittadini o come magari, e forse credo di anticipare argomenti del relatore, del dottor Martina, che mi segue, abbiamo noi eroici appartenenti a delle amministrazioni, abbiamo noi singoli avvocati o hanno degli sensibili e scrupolosi sindacati che seguono determinate battaglie. Quindi io chiudo senza un'ulteriore nota polemica, però chiedo che la politica si smetta di occuparsi di problemi superficiali ed entri in problemi di sistema che sono veramente gravi. Grazie.